Allora, per quanto riguarda la giornata del 5 agosto, era circa mezzanotte e mezza, abbiamo ricevuto la notizia che 350 migranti erano usciti dal campo della Croce Rossa dopo che appunto c'era stato lo sgombero del campo informale, quindi erano stati portati tutti lì. Hanno deciso di uscire, hanno tenuto un'assemblea collettiva al di sotto del cavalcavia dell'autostrada. E da lì hanno deciso di partire in piccoli gruppi di 60 persone alla volta del confine. Avevano due obiettivi. Il primo, quello diciamo più importante, era riuscire a passare la frontiera, cosa che poi si è rivelata abbastanza impossibile. E mentre invece l'altro obiettivo era quello di creare un campo di transito in un luogo che fosse comunque vicino alla frontiera. Hanno preso la seconda decisione e si sono accampati presso i Balzi Rossi, che distano poche centinaia di metri dal confine. Siamo subito, diciamo, intervenuti portando solidarietà, quindi vestiti, coperte e un po' di cibo. E la situazione è rimasta tranquilla fino alle 6:30 del mattino, quando polizia e Digos hanno iniziato ad avvicinarsi al campo. I migranti hanno optato per una sorta di resistenza passiva, quindi quando appunto hanno visto i poliziotti avvicinarsi, hanno deciso di sedersi tutti per terra e poi lasciando pure passare le auto che dal parcheggio dei Balzi Rossi andavano verso la frontiera e viceversa. All'inizio eravamo circa una ventina, ma quelli che tentavano di uscire prendevano subito il foglio di via e quindi non c'era, diciamo, possibilità di scampo da quel punto di vista. Siamo appunto rimasti in 13, avevamo appena preso questa decisione di uscire dal campo quando sono avvenuti due fatti molto importanti e soprattutto correlati fra loro. Il primo fatto riguarda un ragazzino 15enne sudanese che appunto era diabetico e si è sentito male. Eravamo in compagnia di un medico e quindi l'abbiamo fatto visitare e lei voleva dargli del tonno e un panino che aveva trovato nella borsa ed è subito stata cerchiata da Digos e polizia perché c'è una circolare interna della prefettura che vieta la somministrazione di cibo ai migranti in transito. Alla fine, dopo averci litigato un po' e aver sottolineato il fatto che era suo dovere, proprio da un punto di vista deontologico di professione, dare assistenza a questo migrante, è riuscita nel suo intento. Dopo questo fatto, altri tre solidali hanno portato in mezzo alla piazza alcuni sacchetti di vestiti che erano già stati precedentemente controllati dalla Digos. E questo ha scatenato una reazione spropositata da parte di una squadra di polizia che, manganelli alla mano, si è avvicinata subito alla zona dove questi sacchetti erano stati appoggiati. Noi, diciamo, ci siamo messi in mezzo, abbiamo un po' tentato di calmare gli animi e far capire che appunto erano vestiti già controllati e quindi non era necessario agire in quel modo. Dopo questo fatto, la notizia si è veramente sparsa a livelli velocissimi tra i migranti. Molti di loro hanno iniziato a intonare cori e a saltare giù dal muretto che dai Balzi Rossi porta direttamente agli scogli. A questo punto è partita una carica indiscriminata da parte della polizia che non è nemmeno riuscita a coordinarsi cioè a livello di uomini, nel senso che la carica è partita da due persone e tutte le altre persone poi hanno seguito queste prime due che hanno iniziato a caricare prima indiscriminatamente migranti solidali, poi prendendo di mira i solidali. Un altro solidale si è preso manganellate da 5 poliziotti ed è finito in prognosi per 8 giorni. Io sono stato sbattuto su questa camionetta con altre 6 persone. Un minuto dopo è stato sbattuto sulla camionetta un turista francese che stava andando a comprare il tabacco, quindi totalmente strano i fatti. E dalla camionetta abbiamo potuto vedere come si diciamo, svolgeva la situazione, quindi 120 migranti che erano riusciti a saltare giù appunto da questo muretto, quindi percorrevano gli scogli con polizia e carabinieri che facevano partire una caccia all'uomo in giro per la città di Ventimiglia, la gendarmeria francese che sparava lacrimogeni che ironicamente intossicavano i carabinieri italiani senza maschere antigas, quindi proprio una gestione di piazza che si è vista poche volte secondo me in situazioni di questo tipo.
L'agibilità politica è quasi pari a zero. Quindi, appunto, vi parlavo prima di questa ordinanza per cui non si può somministrare il cibo ai migranti, e quindi ogni volta che tu stai portando aiuto concreto a una persona, ciò significa che potresti incappare in un foglio di via semplicemente perché stai aiutando una persona a soddisfare i bisogni umani minimi.